Si chiama Polis 305, il nuovo movimento politico di ispirazione civica lanciato stamani all'Aquila da 4 amministratori ed ex amministratori, espressione delle 4 province abruzzesi. Ci sono gli ex sindaci di Pescara e Francavilla al Mare, Marco Alessandrini e Antonio Luciani, il sindaco di Teramo e presidente di ANCI Abruzzo, Gianguido D'Alberto, e il consigliere regionale Americo Di Benedetto, già candidato sindaco dell'Aquila. Polis come luogo di confronto, campo fertile di idee nel quale innescare il processo virtuoso di crescita, 305 come il numero dei comuni abruzzesi. Questo progetto mira a creare uno spazio civico importante a livello regionale che si occuperà di realtà territoriali e darà voce a tutti quegli amministratori che non trovano il loro spazio all'interno dei partiti tradizionali. Secondo noi i partiti tradizionali non stanno operando bene in questo senso, e noi intendiamo invece sopperire a questa mancanza, andare a occupare quello spazio di centrosinistra e non solo. Certo, lottiamo i populismi, lottiamo contro le destre, però c'è un'ampia convergenza per i moderati, c'è un ampio spazio per i moderati per poter far ascoltare la loro voce a tutti. Il civismo non può essere mai politicamente neutro. Il civismo deve essere connotato politicamente, si deve fondare su valori e su principi chiari che poi si traducono in azione politica e in attività amministrativa. Un civismo buono per tutte le stagioni e per tutti i perimetri è solo un'operazione di convenienza e di opportunismo. E, insomma, le iniziative a cui spesso assistiamo sono solo iniziative di ricollocazione politica, di riposizionamento. La nostra è altro, la nostra è apertura, apertura al territorio. E l'idea è di creare un contenitore aperto, slegato da logiche partitiche, in cui si possa ambire a generare valore pubblico, perché la sfida dell'amministrazione pubblica è proprio questa. Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, esiste la buona volontà degli uomini e delle donne che sono disposte a immergere nelle mani del fango, mantenendole sempre pulite, in vista appunto di questa sfida così importante che è l'amministrazione della cosa pubblica. Vogliamo creare insieme ad altri una prospettiva importante che sia dedita alla qualità, al buon governo, alla capacità di stare dentro i problemi, a declinarli partendo dal basso, affrontando le varie sfide di volta in volta, per poter costruire un percorso, mi auguro, che sia differente da qui a qualche anno e che possa vedere anche un'inversione di tendenze di governo nella nostra regione.